Valeria Golino, la vita privata, il dolore per Scamarcio, il nuovo fidanzato e il dramma dell'aborto. Un viaggio nella vita privata e sentimentale dell'attrice e regista che questa sera sarà ospite a Beve, la fine della storia con Scamarcio e l'attuale compagno. Stasera, martedì 26 novembre, Valeria Golino sarà una delle ospiti di Francesca Fagnani a Beve. L'attrice 59enne nata a Napoli è una delle interpreti più note e talentuose del nostro paese ed è anche un'affermata regista. Tra i suoi amori spicca quello con Riccardo Scamarcio, con cui è stata fidanzata per oltre 10 anni. La vita sentimentale di Valeria Golino, la relazione con Riccardo Scamarcio. L'attrice ha avuto diverse relazioni d'amore, è stata insieme a Benicio del Toro, Fabrizio Bentivoglio, al regista Peter Del Monte e ad Andrea Di Stefano. Una delle love story più importanti di Valeria Golino è quella con il collega e produttore cinematografico Riccardo Scamarcio. I due si sono conosciuti nel 2005 quando entrambi erano sul set del film Texas. All'epoca l'attore aveva 26 anni e la Golino 40, una differenza d'età che per la coppia non è mai stata un peso mentre molti li hanno criticati. I due sono stati insieme dal 2006 al 2018, si sono lasciati dopo oltre 12 anni d'amore e non hanno mai spiegato nel dettaglio come siano andate le cose. Scamarcio ha detto che la relazione era abbastanza complessa per essere spiegata. Mentre Valeria Golino qualche tempo fa dichiarò, la delusione sentimentale è stata fortissima, la più grande della mia vita. D'altra parte più c'è amore e più si soffre. Tutti diamo il peggio di noi stessi in certe circostanze. Il fidanzato Fabio Palombi. Al momento l'attrice vive una relazione sentimentale con l'avvocato specializzato in diritto d'autore Fabio Palombi di 24 anni più giovane di lei. La Golino ha dichiarato a proposito del suo ultimo fidanzato, ho un compagno da 4 anni. Sono innamorata, ma negli anni sono cambiata anche in amore. Non è che crescendo si migliora e basta, ci si inaridisce anche un po'. Il dolore per la perdita del padre. Il papà di Valeria Golino è scomparso a causa di un tumore in un breve lasso di tempo. Mio padre è stato male, ha avuto un tumore e poi, in un anno, se n'è andato, ha raccontato la regista che ha proseguito. Per quanto possibile, mio padre ha provato a restare lo stesso uomo di prima. Per vicinanza e sentimento, avrei amato avere con lui un dialogo serrato sulle sue sensazioni, sulle reazioni che la malattia gli provocava, su cosa gli stava succedendo e su come mi sentivo anch'io nell'impotenza e nel dolore. Non è accaduto. Il momento in cui ha perso suo padre è stato uno dei due giorni più brutti della sua vita, infatti l'altro è stato quando ha perso suo figlio. Il giorno in cui è morto mio papà e quando ho perso un bambino. Una delle cose più brutte che ho provato sia fisicamente che spiritualmente, ha spiegato la stessa attrice. Infine in un'intervista a Vanity Fair ha dichiarato sul non avere figli, credo che non avere figli precluda una serie di cose che mi sarebbe piaciuto avere, però ti dà la libertà di te stesso. Detto questo, anche il desiderio del figlio rimane uguale, non vuol dire che, perché il corpo non può più, lo superi, come sempre ti adatti.